Ma seguimi, perfetto. Ma guarda, dammi le mani, fiducia, fiducia. Devi avere fiducia, è un esercizio sulla fiducia. Ma cos'è sta puzza? Puzza? Ecco, aspetta, aspetta, vieni qua, qua, ecco, le mani qui, qui, aspetta, qua c'è lo sgabellino, perfetto, ecco di là. Ma questo è lo studio? Sì, questo è lo studio, ecco, stai qui, un attimo solo, no, sì, che... c'è una puzza infernale dentro. No, sono delle essenze cinesi che ho comprato a Chinatown, spezie, speziatissimo, tutto... Sgabello? Lo sgabello è qui, non ti preoccupare, un attimo che carico del materiale per il programma, un attimo che carico... del materiale, faccio partire anche una cosa che avevo pensato proprio per la tua intervista. Ma, ecco. Ma questa è la sigla? Stiamo sì, partendo? Questa è la sigla, Nausicaa. Avevo pensato a questa sigla proprio per il nostro incontro perché mi sembrava perché il più. Perché fai questa voce? Perché è un programma confidenziale il nostro. Lo facciamo importante. Proprio. Sì, importante per far sentire a proprio agio i nostri anche ospiti. Questo odore, sì, questo odore serve a stimolare delle essenze. Ma che è tutto buio qua? Ma che è la musica? Mica! È l'ospite, ma che, perché è bendata? Ma infatti è bendata, perché sono bendata? Che stai facendo, Riccardo? Niente, stavo preparando l'intervista con Nausicaa per il programma. Scusate ragazzi, ma questo è lo studio? Bello, vero? Accogliente, intimo, senza ostentazione. Ma non era lo studio importante, ragazzi? È uno studio importantissimo, perché guarda che qua siamo in onda su... Ma c'è puzza qua dentro, ragazzi! Puzza, beh... Ma sono topi? Essenze cinesi, essenze... Sai, i topi di New York sono esatto, quelle pantegane di New York. Sì, ragazzi, mi aspettavo tutta un'altra cosa qua dentro, Mi dispiace, intanto ormai... Ma perché mi avete bendata? Era un perché l'è bendata? Comunque, siamo in diretta! Siamo in diretta, Nausicaa Benedetta, sigla! Ragazzi, mi avete portato qui. Ti chiedo scusa, Nausicaa, infatti. Era un'idea nuova, ragazzi, perché siamo un'idea di programma. Mi avete imbrogliato. Io sono molto arrabbiata con voi. Quello sapevo. Io pensavo che tu avessi voglia di fare una cosa bendata, diversa. Un po'. Mi vedete la band, si scioglie. C'era lo studio importante. Oh, io in mezzo alla puzza. Dai, sto filmino sta finendo il nastro. Che stai facendo? Il filmino. Il filmato, perché gli ho detto riprendi l'intervista. Il filmino? Che filmino? Il filmato, dici, infilmato. Il filmato. Vai a prendere la telecamera. Perché noi, l'intervista poi veniva filmata da vari punti. Ragazzi, qua non ci siamo, YouTube. Vai, prendi la telecamera, vai Salvatore. Nausicaa Benedettini, ecco, siamo qui meglio, per presentarla e presentare anche il film. Prende parte, mettiti le cose che devi mettere. Non ti preoccupare. 349-1409-616, questo è il numero di SMS per partecipare in diretta con noi. Nausicaa Benedettini oggi protagonista di Stare Fuori. Questa cosa. Partono filmati a caso, quindi no, ti prego. Questo no, te lo diciamo noi. Quando poi si può. Siamo Stati Uniti, @cominsoon.it per scrivere mail se volete partecipare in modo più prolisso e verboso, cosa che a noi disturba tantissimo. Quindi mandate SMS. Non riesco a leggere, sei analfabeta. Quindi. Prima parte è dedicata a Nausicaa Benedettini e al film di prima cui seconda lei parte, protagonista. Che si titola Stare Fuori. Sì. Poi ne parleremo diffusamente, ma in questa puntata abbiamo tanta carne al fuoco, sondaggio di oggi è Will Smith, Muccino insieme, sì o no? Quindi 7 Pounds, sì o no, ma che altro, questa riunion, no, ci piace tantissimo, a noi ci piace tantissimo. E poi dobbiamo parlare anche di Wolverine, quindi l'attesissimo Wolverine, lo spin-off, un sacco di cose dedicato agli X-Men. Sì. Cos'è? Spin-off. Spin-off? No, spin-off. È creato non da conosco. Comunque avete la possibilità di parlare con noi su tutto questo, partecipare al sondaggio, continuare a mandare messaggi e proposte di nomi per la rubrica di venerdì, che vi ricordo c'è ancora anche questo sondaggio aperto. Sì, adesso parliamo del tuo film, ma prima di parlarne cosa facciamo? Vediamo una clip. Un clip, un po' di immagini. Stare Fuori, trailer magari. Sarebbe fantastico vedere il trailer. E chissà se c'è. Stare Fuori. Allora, Giulio è partito? Sta arrivando? Sì, ha insistito a prendere la corriera, poi il treno. Ecco, lei non ci voleva venire. Ma tanta gente all'università gli scrive sei corsi? Sì, abbastanza. Stai facendo il terzo grado? A me una mia amica ha chiesto.
che cosa ho fatto oggi. A te sembra un po' strano sto ragazzo. Ha un cianni di cincia interesse. Ma dove va quando esce? Perché non mi parli mai di Nello, Passava un periodo difficile. Gli davo pure i soldi per andare a sballarsi. E basta, ma che ti è preso, Guarda, io qui ci sono cresciuto. Non puoi far cazzotti col primo che ti danno squadra, capito? Finché sei arrivato tu. Era troppo bello, non poteva restare chiuso in un cassetto. Che cosa? Il tuo romanzo. C'è un editore che ti vuole incontrare, forse te lo vogliono pubblicare. Mettiamola così, io sono qui per aiutarti. Per fare pulizia, per mettere un po' di ordine. Basta! Esci fuori, disgraziato! Esci! Aiutatemi! Tieni le porte, esistiamo solo noi. Stare fuori di Fabio Massimo Lozzi è nelle sale dal 12 dicembre, sale italiane, quindi il film è uscito. Weekend scorso. Se avete un palato da prestarmi, speditelo con Corriere Espresso. Il weekend famoso a Roma per rimarrà noto per l'esondazione, il weekend dell'esondazione. Esatto, c'è il weekend della gondoletta a Roma, gondoletta, beh, parliamo della trama di questo film. Di che parla? Ma la posso leggere? No, vai pure, vai. Ve la leggo. Allora, stare fuori è la storia di due persone. Ecco. Dici sì?